Il 20 settembre del 2018, Monsignor Antonio Mennini, arcivescovo titolare di Ferento e ufficiale della Segreteria di Stato della Santa Sede, presiede la celebrazione eucaristica nella novena di San Pio. Nell'omelia l'arcivescovo si è soffermato più volte sulla vita del santo di Pietrelcina. Sentendosi figlio amato del Signore, ha detto: ricevette la grazia per sopportare le prove della sua esistenza terrena, le profonde incomprensioni, le persecuzioni, perché credeva di ereditare sin da subito ciò che è promesso nelle beatitudini evangeliche. Di lui conosciamo tutto e tanto è stato pubblicato, scritto sulla sua vita, sui suoi miracoli, sulle sue grandi sofferenze inflitte anche da alcuni esponenti della Chiesa. Eppure nel profondo del nostro cuore si leva ancora l'interrogativo non retorico: ma chi era Padre Pio? Qual è stato il segreto della sua declamata e riconosciuta santità, che anche oggi fa fiorire i suoi frutti in questa terra del Gargano da lui benedetta e direi in tutto il mondo? Ebbene, ricorrendo ad alcune espressioni della grande Santa Teresa d'Avila nel suo Il Castello Interiore, possiamo dire che ricevendo ed accettando il dono delle stimmate, Padre Pio fece l'esperienza impareggiabile di essere ammesso, di essere introdotto nel castello delle molte dimore, come dice Santa Teresa, cioè la casa del Padre, concentrandosi non nella lunga fuga di stanze, ma fermandosi e stabilendosi per sempre su quella centrale, l'appartamento o dimora abitata dal Re, non uscendo mai da essa, neppure durante quella che possiamo definire la notte oscura del suo pellegrinaggio terreno e spirituale, reso impervio e doloroso dalle incomprensioni, dalle calunnie da parte degli uomini e dalle prove da lui sopportate nel lottare e nel vincere il maligno. Mai, lo sappiamo, dalle labbra di Padre Pio si sentì la pur minima rivolta, la pur minima ribellione verso questo stato di cose, a tratti pure lunghi, di reali persecuzioni, ma tutto accettando con le sapienti e miti parole sia sempre fatta l'amabile volontà del Signore Dio. Ebbene, Padre Pio, sentendosi figlio amato del Signore, ricevette la grazia per sopportare le prove della sua esistenza terrena, la fame e sete di ingiustizia, le profonde incomprensioni, le persecuzioni, perché credeva di ereditare sin da subito ciò che è promesso nelle beatitudini evangeliche, nelle quali, scrive il Papa Emerito Benedetto XVI, risplende la nuova immagine del mondo dell'uomo che Gesù inaugura. Padre Pio, sin da piccolo, sin da fanciullo, misteriosamente, marialmente, sentì e scoprì che nella vita del cristiano non può esservi altro scopo degno di essere perseguito se non la santità, cioè l'imprimere Cristo in se stessi. Il beato Antonio Rosmini a tale proposito scrive: «Il Verbo aveva impresso se stesso nelle anime dei suoi discepoli col suo aspetto sensibile e con le sue parole aveva dato ai suoi quella grazia con la quale l'anima percepisce immediatamente il Verbo. E guardando alla costante unione di Padre Pio con il Verbo, con il Cristo Figlio di Dio, sempre con Papa Benedetto possiamo dire: alla vita dei santi non appartiene solo la loro biografia terrena, ma
ma anche il loro vivere ed operare in Dio dopo la morte. Nei santi diventa ovvio: chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente vicino. E da qui possiamo pensare, scaturì il disegno a lungo meditato e perseguito con tenacia e perseveranza, a volte in spe contra spem, da Padre Pio, di dare vita, di creare, costruire la casa sollievo della sofferenza, inaugurata dopo tante alterne vicende dall'allora arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo Lercaro, il 5 maggio del 1956. Bene, con questa iniziativa, dall'impatto altamente sociale e benefico, Padre Pio ascoltò la voce, il lamento di tanti poveri, di tanti ammalati, di tanti disperati e derelitti che non trovavano cure né ospedali per essere assistiti in tutta la regione e non soltanto nel Gargano. È chiaro che Padre Pio era consapevole, come leggiamo nella lettera di Giacomo, che la fede senza le opere è morta, che nessuno ci impedisce di abbellire il tempio e l'altare materiali del Signore, ma che prima è necessario di rivestire di oro, di pietre preziose, il più vero corpo di Cristo, come scrive San Giovanni Crisostomo, cioè la persona del povero, dell'affamato, del sofferente. E nel realizzare quest'opera tanto importante pure ai nostri giorni, Padre Pio non volle mai affidarsi a strumenti che non fossero quelli leciti e buoni che gli offriva la provvidenza. Quando i denari per la costruzione, durata 10 anni, venivano a mancare, i lavori erano interrotti e Padre Pio, sereno e fiducioso, confidava: questa è la casa della provvidenza. Quando la provvidenza non ha fondi disponibili, che i lavori vengano interrotti. La santità, come scriveva il beato Papa Paolo VI nel 1963, fiorisce se Dio aiuta, dappertutto ed ogni ambiente le può giovare. Ogni condizione di vita le può essere propizia, tanto più che l'ambiente familiare di Padre Pio era stato irrorato, alimentato dalla fede semplice e forte dei suoi amati genitori, in particolare da quella dell'amatissima mamma, Maria Giuseppa. Ma dov'è l'aspetto straordinario proprio della santità? Dov'è l'aspetto esemplare che più meriti la nostra imitazione e la venerazione di noi tutti? Dovremmo parlare della sua vita interiore, della sua religione personale, del suo impegno anche allo studio, della sua austerità privata e mai pubblicizzata, in una parola dello sforzo ascetico che domina tutto il corso dei suoi anni e che compenetra la continua proiezione di sé al servizio degli altri. Cioè dovremmo tentare di scoprire i segreti di un'anima sempre tesa alle cose di Dio e sempre pronta ad esprimere l'esperienza con gli accenti affettivi e sentimentali propri del temperamento suo, locale, meridionale. Vorrei concludere ponendo sulle labbra di San Padre Pio una preghiera scritta da Sant'Ambrogio in occasione della morte di un suo amico valentiniano. Il grande vescovo di Milano immagina che sia proprio lo stesso valentiniano a pronunciare questa preghiera. Signore, dato che nessuno può desiderare per gli altri
nulla di meglio di ciò che desidera per sé, non mi separare, te ne prego, dopo la mia morte, da tutti coloro che ho teneramente amato sulla terra. Signore, ti chiedo che dove sarò io, anche loro siano con me, anche là io possa godere di restare unito a loro per sempre. Amen.